Buonasera a tutti, Riccardo Cristiano, siamo in compagnia di Maura Chirulli, scrittrice di tanti libri, sono tre veramente, di tra cui l'ultimo Out, che è uscito a gennaio del 2012. Io ho comprato già il libro appena uscito, devo dire la verità. Tra i temi trattati nel libro si parla logicamente di famiglie. Ti hanno fatto tante domande, io vorrei partire proprio da questa. Si dice che la famiglia è una sola, tu cosa ne pensi di questo? Potremmo dire che è così, la famiglia è l'unica, quella del luogo, dell'amore, dei sentimenti, della gioia, della condivisione. Quindi sì, possiamo dirlo, a patto che diciamo questo. Esiste un capitolo del libro in cui ti rivedi di più di altri? L'hai scritto, penso, ed esperienza, perché da tanti anni che ti interessi ai temi dell'omofobia, dell'accoglienza delle persone omosessuali, gay e lesbiche. Esiste qualche capitolo in particolare che ti ha colpito più di altri? Beh, sicuramente la parte finale del libro è quella a cui tengo di più, perché nell'ultima parte del testo non affronto più la tematica dei diritti negati a partire da vuoti legislativi e normativi, ma ricorro alla letteratura, quindi al racconto delle nostre vite per sottolineare dei vuoti che pure esistono. Quindi l'ultima parte è sicuramente quella che nasce dalle nostre vite, che scaturisce da noi. Maura, si parla molto di omofobia, però c'è un altro tema molto importante che è poco trattato, che è la transfobia. Al riguardo tu cosa hai da dire? Beh, sicuramente l'Italia è il secondo paese in Europa in fatto di violenza sulle persone transessuali e questo dato dovrebbe indignarci, sconvolgerci, eppure non esiste alcuna tutela neppure nei confronti delle persone transessuali, anzi non esiste nemmeno un lessico che rispetti le persone transessuali, che vengono spesso chiamate i trans, uomo, donna, va fatta confusione, per cui ricominciamo dalle parole per il rispetto delle persone transessuali. Pensi che sia importante anche una tutela maggiore in ambito lavorativo, perché ad esempio le persone transessuali quando devono andare a lavorare devono purtroppo presentare i documenti al maschile o al femminile se si parla di transizioni F2M o M2F. Pensi che quindi anche le legislazioni italiane come quelle di altri paesi debbano intervenire su, non lo so, i piccoli cavilli burocratici che mettere la F o la M sul documento? Assolutamente sì, è un altro dato di civiltà, quello di fare in modo che ciascuno si renda consapevole di se stesso anche all'altro e che possa quindi dichiararsi e dichiarare ciò che sente di essere e ciò che è. Tu nel tuo libro appunto parli di out come titolo, quindi il venire fuori dall'inglese. È importante, come nel caso di Claudio, denunciare i fenomeni di omofobia e di bullismo, ma è anche necessario rivolgersi alla legislazione italiana per vedere riconosciuti diritti come quella della famiglia, di due persone, due uomini o due donne, che decidono comunque di formarla una famiglia. Pensi che sia giusto ricorrere alla legge, purtroppo, visto che non ce n'è una? Assolutamente sì, è compito e necessità che le istituzioni rispondano a queste nostre istanze di civiltà, quindi noi, è nostra responsabilità in quanto persone omosessuali denunciare le discriminazioni che subiamo ed è compito delle istituzioni rispondere con civiltà a queste istanze. Io ho letto anche l'altro tuo libro, quello che si occupa del tema dell'omofobia in Italia, che traccia un percorso sia dal nord al sud, fa vedere come sono strutturati purtroppo i casi di omofobia. Qui nel sud è più difficile, come dice Claudio, perché magari camminare mano nella mano liberamente o un gesto come un bacio che tu vorresti dare alla tua compagna o al tuo compagno diventa sinonimo di scherno. Invece nel gay village a Roma dicevi che si è più se stessi. Secondo il mio punto di vista non è ghettizzarsi, è magari avere quel piccolo spazio dove essere se stessi e non doversi nascondere. Assolutamente sì, i posti di socializzazione legati al mondo LGBT hanno una funzione sociale e culturale fondamentale nelle vite di ciascuno di noi, sia nella prima fase di accettazione di noi, sia poi nelle fasi di vita quotidiana. Tu parlavi anche, ti è stata rivolta la domanda sul Pride, magari del Pride, come dicevi tu prima, i telegiornali prendono soltanto il lato colorito e goliardico, però vogliamo ricordare che cos'è il Pride, perché il Pride alla fine è la rivendicazione dei diritti degli omosessuali dei moti di Stonewall,
Quindi noi abbiamo una storia come persone omosessuali e dovremmo forse ripescare la storia per vedere che anche noi esistiamo nella storia, ed è anche una storia millenaria. È una storia importantissima che nasce nelle piazze, da rivendicazioni sulla strada, come dicevi tu, a Stonewall. Quindi io invito ciascuno di noi a partecipare anche quest'anno all'appuntamento importantissimo per l'orgoglio e per la civiltà del nostro paese, che sarà il Gay Pride del 9 giugno a Bologna quest'anno, per capire, per conoscere, per dotarsi di strumenti culturali. Maura, io per chiudere la nostra intervista vorrei che dessi un consiglio, soprattutto a quelle coppie che magari vorrebbero fare coming out anche nelle famiglie e non ci riescono. Vorrei chiedersi, diciamo, quell'amore che hai trasmesso a tutto il pubblico. Beh, il consiglio è quello di ricongiungerci a noi stessi, ciascuno di noi, pur con la paura. I vantaggi di svelarsi e di smascherarci sono talmente tanti che vale la pena essere visibile, vale la pena raccontarci per essere felici. Ringraziamo Maura Chirulli, scrittrice di Out, e vi ringraziamo per averci dato spazio. Buona serata. Grazie.